Amici di Braciami Ancora, oggi siamo a Ceccano, provincia di Frosinone, Ciociaria. Siamo venuti in una delle migliori macellerie della zona per cercare di capire che cosa riusciamo a comprare con 10 euro. Sarà una bella sfida perché questa macelleria che vedete alle mie spalle è gonfia di roba buona da mangiare. Non sarò da solo in questa avventura, in questo video, perché con me ci sarà Paola. Ciao! Paola, tu del mestiere che fai? La chef. Ma soprattutto di che ti occupi? Di carne. Perché lavori in varie, hai lavorato in varie steakhouse. Sì, sì. Quindi sì, sei la persona adatta. Sì, cucino Paola, carne, cucino carne. Cucina carne, giorni, dalla mattina alla sera. Tutti grande giorni, amica dei Braciami Ancora, grande chef, grande competenza. Oggi mi devi aiutare, affiancami. Va bene. Perché magari questi me la vogliono intortare, me la no, vogliono. Vedi. Esatto, io c'ho te affianco e so che c'ho quattro occhi. Però mi fai litigare, io abito qua vicino, insomma, sto mezz'ora di macchina, no? Andiamo okay, dentro e andiamo. Iniziamo a ordinare. Magna, vediamo che c'è. Mettiamo dentro a ste buste. Okay. Andiamo. I 10 euro ci sono. Scusa Paola, personaggi famosi nella storia dei Ciociari? Allora, chi ci abbiamo? Nino Manfredi. Ok. Poi ci sta Mastroianni. Ok. De Sica. De Sica. E poi mi ricordo Cicerone. Che lo è latino, le versioni. Ci facevano fare solo versioni su sto Cicerone. Cicerone, ovviamente Ciociari. Versioni al sangue, immagino. Sì, al sangue. Ok, vediamo se da oggi, googlando personaggi famosi Ciociari, spunterà pure Davide Cecconi, che è sto ragazzo qua. Eccolo qui. La macelleria è la tua. Giusto? Sì, sì, è la mia, è la mia. Guarda che piacione, hai visto che sorriso ha fatto? Che piacione! Guarda che qui oggi è proprio da starci la Paola, okay? Perfetto. Quindi fai poco il piacione. Okay. Torniamo okay a noi. Ok. Compà, sapete che facciamo? Adesso vi facciamo vedere i 10 secondi più golosi della storia di Braciami Ancora. Sono tutti prodotti tuoi. Poi torniamo su sti 10 euro, eh. Io ho 10 euro. Sì. I tempi sono quelli che sono. Okay. Il gas aumenta, quel matto lì sta a fare la guerra. Gente, non c'è più tutta sta disponibilità. Volendo, qui c'è un sacco di robetta buona, okay, poi ci facciamo un giro. Okay. Riempimi, fammi tante opzioni con 10 faccio, euro. Ti faccio proprio navigare, guarda. Ok, allora iniziamo che vai tra il banco. Certo. Allora, è entrata una cliente, abbiamo temporaneamente sospeso la registrazione, però colgo l'attimo Paola per vedere il reparto, quello expensive, ok? Perché non è che c'è solo roba a 10 euro sta macelleria, c'è un sacco di robetta. Guardate qua, l'angolo della bistecca frullata, frullatore da 40 a 90 giorni, c'è un beef hammer, eccolo qui, vedete, uno stinco di manzo. Tu il beef hammer come cucini? Sicuramente va o brasato o cotto al forno, c'è bisogno di una brace molto lenta per farlo. Okay. Ma sei sicuro che quello è un beef hammer? Che questo che è indicato. Che roba è? Aspetto, mi sembra di maiale. Dici che è un pork hammer? Dico di sì. Posso, che è questo? È pork hammer, amico lei. Perfetto. Che figura di merda. Vabbè, Davide, io diciamo volevo far vedere, tirami un po' fuori quel bestione là, che roba è? Metti un po' qua. Questo è spettacolare. Praticamente ci vuole la patente per prenderla, guarda che meraviglia. Bella. Ci vuole la griglia ardente, ci vuole tutto. Questa che frollatura ha? Ma qua siamo sui 30 giorni di frollatura, eh? Beh, c'è un buon punto di sì, sì, marezzatura, perfetta. Scusa, mi faresti vedere con 10 euro di questa bistecca che cosa potrei portarmi ma a casa? Ma io devo aspettare, perché qua sicuramente l'osso c'entra. 10 l'osso, euro, l'osso, perfetto, vedi questa parte qua, vedete ragazzi, ve la faccio vedere. L'ossetto, tagliamo qui e accontentiamo. Qui riesco a portarmela a casa con 10 euro. Quindi ma per il cane. Per il cane, esatto. Certo. No, passiamo all'altra parte del negozio. Ciao, è stato un piacere, mi dispiace. Ti devo accontentare questi 10 euro. Voglio 5 pacchetti diversi. Partiamo dal primo. Polpetta della nonna. Mi ricorda la vecchia polpetta che mi faceva mia nonna. Sì. Eccola qua. Chef, come la vedi sta polpetta? Bella. Sì. Occhio. Bella. Occhio è bella. Occhio è bella. Profumo okay pure. Benissimo. Siamo intorno ai, penso, 1,70 euro, 1,80 euro. Vai, vai. Ti faccio provare la bombetta. La bombetta. Bombetta pugliese. Bombetta pugliese in Ciociaria. Un perfetto. 1,30 euro. Ma è bello mangiare i piatti tipici delle località quando vai nelle località. Bombetta pugliese in Ciociaria. Perfetto. Amici pugliesi, che ne dite di questa bombetta? Risponde ai canoni, fatemelo sapere. Questa è una salsiccia, pollo e tacchino con curcuma, con salsa barbecue, maiale. Siamo intorno a 1,20 euro pure queste, dai. Allora, adesso vi faccio provare una cosa. L'aletta di pollo in salsa barbecue con un po' di piccantino. Questa è fantastica, veramente. Dai, voglio abbondare pure, ma ci stiamo sui 10 euro, eh. Quindi, primo pacchetto? 9,90 euro. 9,90 euro, sicuro? Sì, 99. Primo pacchetto?
fatto, tu mi garantisci che con 10 euro, se viene un altro cliente, questa roba se la porta a casa? Perché tutti i buoni, Paola, tutti i buoni a far pacchetto figo, abbracciami ancora. Poi arriva il cliente, dice: vorrei con 10 euro gli danno una polpetta. Me lo garantisci? Al 100%. Quindi, che ci abbiamo? Allora, ci abbiamo un canestrello. Vai. Ripieno con mortadella e pistacchio di Bronte, sì, con granella. Bene. Il check burger, sarebbe il croc burger, è un hamburger mini, sì, impanato. Le polpette della nonna. Sì. La bombetta, come dicevi, sì, tu, pugliese, attendiamo risposte dagli amici nostri pugliesi. Due salsicce, pollo e tacchino con curcuma e quella di suino con salsa barbecue. Aletta in salsa barbecue. Totale 9,99. Che pure il resto c'avemo, vai, mangia ragazzi. Sta a posto. Ok, secondo pacchetto, vai. Che mestiere fa tua madre? E mia madre ha una macelleria. E tu vieni da una famiglia di? Macellai. Secondo te 10 euro tutta quella roba ci sta? Ci sta, ci può stare. Ci può stare, rientra in una logica. Queste sono tutte preparazioni che se le fa una macelleria ci si può rientrare tranquillamente. C'ho il timbro, approvazione di Paola. Approvazione, perfetto. Paola approvata. A proposito, apro la parentesi. Mi fate sapere se questa chef la volete nei prossimi video di Braciami Ancora o se la dobbiamo rimandare a Cassino, ecco, biglietto di sola andata. Ditemelo voi, ragazzi. Con la macchina, ditemi. Me ne torno a casa come sono arrivata. Torni a casa, no, ok. No problema. Prego notare, ragazzi, lo stile di questa busta, scritta dorata. Ma è una roba che tu dici: vado a via Monte Napoleone a Milano, vado da Louis Vuitton, vado da Gucci e mi porto via la borsetta così, uguale. Invece stanno in ciociaria, ragazzi, per carità, bellissima, ma nessuno direbbe. Te pare che in ciociaria trovo sta roba? Giusto? Chi è? Chi ha la busta? Grazie. Vai. Qui è solo maiale praticamente. Sì, solo maiale. Solo maiale, 10 euro, datte la fa. Ok. Ok, spiegazione. Quadratelli misti. È un misto di guanciale affumicato e vendresca affumicata. Bene. Salsiccia della nonna, tutto suino, affumicata e mi ricorda quella che faceva mia nonna una volta. Sì. Quindi mi ricorda l'infanzia. Bene. Salsiccia di guanciale, affumicato, sempre di maiale. Sì. Spettacolare. La puoi fare anche con i ceci, lenticchie, eccetera. Oh, questo te sta a rubare il mestiere, la puoi fare con questo, ah, la puoi fare, ecco, con quest'altro. Vedi. Vabbè, però questa qua, vedi? Dimmi. Sembra quasi un cotechino, sì, per come sia dalla... Questo? Sì, sì, sì. Sembra quasi un cotechino? Sì, però mi spiegava che c'è il guanciale dentro, quindi okay, è particolare come cosa, no? Perfetto, sì. Di solito c'è il cotechino affumicato con le fagioli, eccetera, eccetera. Come ma la fate voi questa? Sì, la fate in laboratorio? Facciamo tutto noi, sì. Ok, nella parte... Nella parte dietro. Nel laboratorio, ok, perfetto. Questa è una salsiccia particolare, è di fegato. Di fegato. La salsiccia nostra di fegato la facciamo mista, quindi mettiamo dentro un 60% di fegato, il 40% ventresca e spalla di maiale. Come spezie? Senti Paola, secondo me se glielo chiediamo, lui questa ce la fa, sa già subito in diretta, sì, scommetto. Ma questa però è buona, pure fatta con un bel sugo che ci fai, sì, due bucatini, che esce una cosa spettacolare, con un po' di peperoncino, non so se già c'è allora, dentro. All'interno c'è il peperoncino, okay, c'è il finocchietto, c'è la buccia d'arancia, l'aglio, il vino. Buone pure cotte sotto cenere, insomma, sono abbastanza versatili. Sono, vedete, non sono professionisti, parlano. Io vorrei assaggiare, apri questa salsiccia. E dai, mo l'apriamo, dai. Chiacchiera. Questo 10 euro? Tutte queste quattro? Sì, dai, 9,99 uguale. 9,99. Ci sta un centesimo di resto. Apri, vorrei assaggiarla questa, dai. Faccio assaggiare questa salsiccia di 10 euro. Madonna! L'odore è più forte del fegato, giustamente. Dai. E la tagliamo. Oggi muzzichiamo, la tagliamo. Posso provare prima io se è tutto a posto? Che spettacolo. Dammi un po', dammi tutta la salsiccetta. Chef, tieni, mangi. Va, dai. Questo è particolare. Ragazzi, se vi piace la salsiccetta di fegato, buonissimo. Questo è tanta roba. Questo è ascrivibile all'interno, ragazzi, dell'universo del mortacci quanto è buono. Ragazzi, aggressiva. Rimane attaccata alla lingua in maniera molto prepotente, ma è la caratteristica del fegato, insomma. È buonissima, perfetto. Ma io già conoscevo questo prodotto, mi nutrivo di questa, cioè... Ti nutrivi di questa roba? Certo. Cioè tu sei cresciuta vabbè, a sì, salsiccia di fegato. No, mi sembra, diciamo, che la salsiccia di fegato, diciamo, abbia fatto il suo lavoro. Paola, secondo pacchettino. Vai. E andiamo col terzo, andiamo. A rincoglionisce cede hamburger, vai, dai. Vai, vai. Okay. Hamburger di scottona, 250 grammi, questo è il check hamburger, il check burger nostro, tutto di scottona, sale, pepe e tutto manzo. Praticamente non è un hamburger questo. 250 grammi. È l'UFO, eh. Beh, oggetto, oggetto grammi, volante non identificato. Ok, questo 10 euro. Sì. Bene. 9,90. No, 9,90. A me sto fatto che mi sta a mettere tutto il 9,90, mi sa un po' di presa per il culo. A te. Paola!
Tiè, terzo pacchettino. Vale. Per la quarta proposta entriamo un attimo nel laboratorio, dove ad attenderci c'è la coppa di testa. Sì. Madonna mia, ragazzi. Emozione. È un'emozione, è bellissima. Guarda qua che spettacolo. Ragazzi, venite qui, guardate com'era d'arte. Che cosa meravigliosa. Con 10 euro quanta me ne porto via? A parte faccela assaggiare, vabbè, io c'ho un pezzetto. Oh, Dio mio, Dio. Guarda che copertura, Dio. Chef, grazie, spettacolare. Grazie. Si sente il limone? Occhio, qua ci sta l'involucro. Ragazzi, se vi piace il genere, qui è un parco giochi. Buono. Con 10 euro che mi dai? Dai, beccatela tutta. Tutta quanta? Ho imparato, l'ho visto una marea di video nelle macellerie, fanno così. Olè? Signor, che faccio? Lascio? Sì, lascia! Che fanno così? Yeah. Ok, oggi, perfetto, vieni. Dai, pure questa, questa pesa però. Ma sei cresciuta a carne, te presenti col chiodo, con le borchie e non mi riesci, no, a tenere. Ma questa pesa. Dai, poi mettete seduta, vabbè, dai. Allora ragazzi, io non lo so se sto popò di roba costa 10 euro, secondo me ci sta prendendo in giro il ragazzo, però il quinto prodotto che ci propone con 10 euro voglio sceglierlo io, perché è un taglio di carne che non si trova spesso in macelleria. Quindi andiamo ad affrontare il cappello del prete. Tira fuori il cappello del prete, eccolo qua. Ok. Questo medaglione che apparentemente ad un occhio non allenato potrebbe anche sembrare un filetto. Ma non è un filetto. Che parte anatomica della bestia è? Eh? Questo cappello del prete sarebbe sotto la scapola. Sì. Proprio è un taglio povero dell'anteriore. Sì. E sta sotto vicino alla scapola proprio. Viene disossata, viene tolta la scapola e rimane il cappello del prete. Okay. Ecco. Questo tu come lo cucineresti? Allora, questo qua io l'ho cucinato spesso a casa, tranquillamente. Fatto a pizzaiola, velocissimo in padella, è buonissimo, con un po' di peperoncino, alla fine ci mettete un po' di prezzemolo ed è fantastico. Un'altra cosa, di solito la genovese si fa come la facciamo dalle parti nostre, con il girello, in questo caso fatta con questo taglio, c'è una cosa spettacolare, oppure anche la genovese classica napoletana. Insomma, è un pezzo veramente versatile, ma questa è così morbida questa carne, che è anche scottata un attimo con un po' di rosmarino. Senti, bella grande. Ti volevo chiedere una cosa. Dimmi. Ma è vero che i ristoratori, quelli fraudolenti, quelli un po' imbroglioni, negli anni passati spacciavano il cappello del prete per filetto? Oddio, sì, però voglio dire, si capisce. Allora, se volete fa fregare, aspetta, il filetto. Lo capisci te che sei capace, ecco. Ma uno che non è capace, come fa a non farsi allora, fregare? Allora, così, fatta così, messo così sembra un filetto, però basta vedere questa cosa che c'è al centro. Questo non può essere filetto, se c'è questo non è filetto. Benissimo. Bravissimo. Filetto sì. È carne e basta, carne e basta. Poi ci può stare l'amarezzatura a seconda delle razze, ma non ci deve stare questo collagene. Sì, so. Sì. Questo è. Non vi fate fregare. E con 10 euro quanto me ne porta a casa di questi? Almeno 5 pezzi. Dai, pesa, andiamo, famo. Quinto pacchetto, cappello del prete. Quinto pacchetto, a quinto? Posto. Giusto, ti è, beccate questa. Olè. Sei un'ottima reggitrice di pacchetti, lo sai? Sì, ah sì, grazie, okay. Dai, un grande complimento mi hai fatto, va bene. Comunque, Paola, ascolta me. Adesso io devo un attimo approfondire un discorso con sì. Cecconi qui. Sì. Ti inviterei ad andare nell'altro corner della macelleria, dove ci sono tutti i prodotti no meat. Okay. E voglio vedere che mi tiri fuori con 10 va euro. Va bene, quindi no meat? No, è un no meat, vabbè, però. Abbiamo carnato fino adesso, abbiamo carnato. Va bene. Vai. Qua ci sta la pasta, che già è pasta fantastica. Poi stanno questi tagliolini che fanno paura, questi sono ottimi. Spaghettone, poi datterino giallo al naturale, e c'è pure quest'altro rosso. Facciamo una pasta giallo-rossa. Posso appoggio qua? Che altro ci mettiamo? Allora Davide, mentre Paola sta cercando di spendere 10 sì. euro nel reparto no meat, io volevo soffermarmi su di te. Ragazzi, è una mia fissazione. Noi negli anni 80 e gli anni 90 siamo stati abituati alla figura del macellaio che era burina, rozza e c'aveva il catenone d'oro e grosso, il pelo che usciva grosso, pure dalla camicia. Col pelo che usciva, invece no, tu sei esattamente l'opposto. L'imprinting, ragazzi, diciamo, di sto signore è che tu hai frequentato l'istituto d'arte. Uno direbbe, ma sì. il macellaio fa l'istituto d'arte, però questo imprinting, questa educazione ti è rimasta nella, in come hai organizzato la macelleria. Sì. Giusto, sì, questo sì, giustissimo. Cioè tu sei una bella, c'è cioè un
bel inquinamento, no? Beh, abbastanza. Hai miscelato le varie cose. Ho fatto un po' un cocktail di un po' di tutto. Però ti è riuscito bene, sì, sono soddisfatto. Certo, no? Vedi? Certo. Che poi sto signore ci abbia qualità è ulteriormente dimostrato dal fatto che tu fai parte della nazionale italiana macellai. Certo. Che non è una squadra di calcio, non andate in giro a giocare a pallone, ma a fare gare. Disossare, quindi andiamo a fare le competizioni con le altre nazioni. Vado fuori per lavorare, ma nello stesso tempo mi diverto. Impari, pure. Cioè che... Impari, io porto sempre qualcosa quando rientro e poi la racconto ai ragazzi, è bello. Allora, bello. A settembre, sì signori, la nazionale italiana macellai se ne va in California a fare i mondiali, praticamente non c'è la nazionale di calcio, ci andremo a fare i mondiali, mi raccomando, certo, cioè, qui le responsabilità aumentano. Così ci abbiamo tutti gli occhi puntati. Esatto, ti voglio chiedere una cosa, di tutte le nazionali, le nazioni che avete incontrato, quali sono i più forti in giro per il mondo? Ma tutti. Ma i più forti, dimmi i più forti, più forti. Noi. Dai, sotto i secondi? Noi. Dai, competitivi, chi so, gli inglesi, l'Italia, francesi, gli azzurri, okay. E il tricolore. Niente, questo me dà la soddisfazione manco morto. Comunque seguiteli su Instagram, sti signori, perché vanno fortissimo. Mi sa che Paola si è fatta prendere la mano perché ha riempito il banco. Secondo 18 me, guarda, cose. Quello di sta uscendo col carrello. Andiamo a vedere, andiamo a vedere che sta a fare. Sentiamo una bella bottiglia di vino. Tanto ma Michele e Paolè. Allora, pesto al basilico che ci sta sempre bene. Io ho scelto tutti questi prodotti, qua ci sta tanta roba buona. Secondo me abbiamo sforato comunque. Anche ma secondo me. Davide, faccia poi il conto. 3,30€, 4,20€, 9,90€, 3,30€, 3€, 3€, 3€, 30,80€ secondo me. 30,80€? Sì. Paola, come la mettiamo? Che cacci soldi e paghi? Che vuoi da me? Questi due hanno completamente preso possesso della situazione. Sono completamente impotente, sono. Questo sacchetto non lo fare, ok? Non lo fare. Una cosa è certa ragazzi, con 10 euro se trovate la macelleria giusta potete davvero sfiziarvi e comprare un sacco di robetta. Paola, grazie per avermi accompagnato, sei rimasta soddisfatta? Sì. Direi che Davide è un gran macellaio, sì, cioè un personaggio sì. Che andava presentato, bisognava farlo conoscere. Tornerai con me a fare qualche video? Non dipende da no, me. No, mi sono divertita. Ah, vedi un po'. Ragazzi, ditemi se volete Paola nei prossimi video, così magari la coinvolgiamo. Viva le macellerie artigianali, viva artigiani come Davide che ragazzi davvero riempiono le loro botteghe di roba buonissima, di prodotti gastronomici strepitosi e che costano pure poco. Ovviamente qui c'è anche roba per chi ha il portafoglio più gonfio, ma nel nostro caso con 10 euro abbiamo comprato un sacco di roba. È tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se ci sono macellerie che fanno diciamo cose simpatiche, segnalatemele che le andiamo a trovare. Un abbraccio e che l'abbraccio sia con voi. Ciao. Sto coronando un mio sogno, quello di marchiare un prosciutto con il timbro marchiatore, giusto? Okay. Dimmi un po', prendo questo. Ma è così, allora ti avvicini alla cotenna. Mi avvicino alla cotenna. Vai. Vado qua? Vai. Ma gli devo dare potenza? Ho fatto no, tutto giusto, lui. Giusto normale, appena appena lo pigi, appena appena. Dopodiché? Vai. Vado. Vai. Vai, togli. Ole, vedi, macelleria Cecconi Davide. Fantastico. Mi è piaciuto, bello, bello, bello. Grazie a tutti.